alcuni anni fa ho avuto l'occasione di visitare l'Orpheus Institute a Ghent, è un'istituzione che mi ha impressionato molto. L'idea dell'artistic research, devo dire, all'inizio mi aveva suscitato alcune perplessità, poi ho visto come le cose si facevano all'Orpheus Institute e ho capito il potenziale. Peter De Jans, su cui c'è stato immediatamente intesa sul fare insieme qualcosa tra le nostre istituzioni, ma non perché le nostre istituzioni siano abbiano un'impostazione analoga, le nostre istituzioni sono molto diverse, ma questa diversità può portare a una sintesi superiore. Peter De Jans ha pensato subito alla produzione di Tactile dell'Orpheus Institute. De reconstructie van deze twee werken van Kakel die Luc Vaas heeft opgezet, dat is eigenlijk een reconstructie die nog nooit in Italië was gepresenteerd. En door een gesprek met professor Gian Mario Borio van de Cini Foundation kwamen we tot de conclusie: laten we een workshop organiseren waarbij deze twee werken van Kakel ook in Italië worden gepresenteerd, maar tegelijkertijd een workshop organiseren voor jonge, getalenteerde gitaristen die een confrontatie aangaan van hun expertise, namelijk de muzikale praktijk, met de daaromliggende meer theoretische disciplines die een enorme background en een ander perspectief geven op hun praktijk. A questo punto si è posta il problema di questo sdoppiamento culturale della chitarra, per cui nella seconda metà del XX secolo la chitarra ha due storie, c'è la chitarra classica che continua il suo percorso e c'è la chitarra elettrica che viene dal campo della musica rock, della musica jazz, eccetera, eccetera, e che influenza la composizione. The problem is that you need the other finger to do this. So could you do with one finger? It's also your guitar, it's also good for that. Sound doesn't matter. I think it can be for many composers, almost for every composer. I mean, they spoke before about Lachenmann, Kurtag. Each of them, when I spoke with them, speaking about sound, when you work with them, they ask you a clearly request of their sound for the music. You have a double this, and this comes to another something that is completely different. He asked to make the right note, the note that the right notation, maybe we have to, like this. We have an evolution of this instrument coming from these guys. And so sometimes taking something could be interesting. It's preferable to begin like this. Yes. Yeah. It goes back up. Because that's the physics of the vibrato bar. Aspetta. Vai, cosa? Vabbè, c'è anche questa roba. Spiego una cosa del lavoro di archivio che è abbastanza importante, è molto importante per la comprensione della musica scritta del XX secolo, che è quello di capire i sistemi da cui sono partiti le mini grammatiche, da cui sono partiti i compositori per realizzare la composizione. Ma un altro punto importante è questo, l'apertura dell'archivio rispetto all'esterno. Noi abbiamo degli esecutori molto bravi oggi, anche molto giovani alle volte, 20, 21 anni, hanno una tecnica già straordinaria.
quello che può mancare è la consapevolezza della storia delle composizioni. E quindi, e anche dei ragionamenti estetici che ci sono stati dietro. Quindi io ho visto nell'interazione con i giovani chitarristi il fatto di diventare sempre più consapevoli che la partitura non è solo un foglio di carta con delle note che tu devi tradurre in suono, ma ha tutta una storia, un insieme di pensieri, di ragionamenti, di controversie, di conflitti, eccetera, eccetera. We have, let's say, a sample of a new musical idea. And once again, okay, and a new loop. This is what he does, a lot of harmonics, at the same time bending, this is the sign for bending for him, then a normal sound that sounds really exceptional in this context, and then again harmonic together with a glissando. But if we look very closely at this excerpt, we could see that Schumann began this movement with plucked texture, the pizzicati and the strings. He had this image, this sound, and perhaps he got cold feet. Does. Technically, it has like, probably Romitelli thought about, you know, this thing for sure. But then he said, you know, probably if I have to do this, I need like four guitarists or seven guitarists at the end. Very expensive piece. It's a very expensive piece. And also, I want to write something for solo guitar, okay? Anche nei compositori, uno come un compositore come Romitelli, quando scrive per la chitarra elettrica, sta ripensando tutto un mondo della musica rock, lo sta ripensando e riconvogliando nella dimensione della musica scritta, della cultura western art music, della cultura, della musica d'arte dell'Occidente. Thank you.
Buongiorno. Research-led performance, è difficile da tradurre in italiano, è un po' l'opposto complementare della ricerca guidata dall'esperienza pratica, cioè si completano a vicenda. Da un lato vuol dire che l'esecutore può trarre profitto dal lavoro del musicologo e per esempio dal lavoro nell'archivio, ma anche dal lavoro analitico, e quindi perfezionare il suo modo di eseguire a partire da questo tipo di ricerca. Però vuol dire anche research led, vuol dire è un esecutore che sa della storia, del background e di tutta una serie di componenti teoriche ed estetiche ed altro che stanno dietro a una composizione. So I'm going to talk about how to bring Maurizio Kagel's Unterstrom and Taktil back to the stage, because these pieces were unfinished. So what I did is to try and reconstruct the performance practice to then know what would have been in the score, because there are very clear indications that Kagel actually saw the score as a crystallized version of their performance practice. These pieces were put together with the people from the group. They would go in the morning into Kagel's warehouse, where they had all these hundreds of instruments. He was really an obsessive collector. And they would see, okay, here's a coffee grinder. Let's figure out 15 ways to play with that. There's one button. Be creative. And then he would take notes. Difficult, huh? It's very difficult. Don't worry, it's only your first lesson. You learn that it will work if you catch momentum. And then with all these instruments, he would then later himself choose which instruments, what kind of actions, and make a piece. There are some gestures that you have to perform as a performer. There's a gesture catalog. Kagel talked about that. No, it should be expressionless, defaced. You cannot act. You have to do these movements, some of which are prescribed, but you can't add, you can't make it explicit. Well, when you practice for 20 years, you can play a Bach fugue on a guitar. So if you practice for 20 years on a coffee grinder, who knows what you can do there? So it's about unorthodox musicians who are prepared to extend the frontiers of their craft. Then you start to get close to, okay, what was it in terms of sounds that he liked and what instruments did he develop? If I can then get the same instruments, I can start exploring what he would have liked, and then I can get a sense of not just how to play like him, but how to play differently like him. Alla fine del workshop tutti tornano a casa con un surplus, gli esecutori perché hanno visto alcune cose del processo compositivo che hanno fornito delle indicazioni molto importanti sull'intenzione dei loro autori,
i musicologi, perché attraverso l'interazione con gli esecutori hanno capito molte cose del pezzo.